Buongiorno, ben ritrovati con il primo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di due distinte vertenze che si sono tenute questa mattina in prefettura Salerno. Dopo diverse sollecitazioni e richieste, questa mattina l'attesa convocazione presso il Palazzo di Governo di Piazza Amendola per le problematiche lavorative legate a quanti sono impegnati con il consorzio di bacino Salerno 2 e la Salerno Pulita. Una vertenza, quella dei rifiuti, che potrebbe però vedere in piazza il prossimo 21 marzo i lavoratori che rivendicano una serie di diritti. Sentiamo. Consorzio di Bacino Salerno 2 e le organizzazioni sindacali di categoria intorno ad uno stesso tavolo per discutere della questione fiscale, della tassazione separata sugli arretrati, del contratto unico, della questione dei lavoratori impegnati nelle attività di igiene ambientale. Sul tavolo in prefettura a Salerno questa mattina anche la vicenda che interessa i lavoratori interinali per il loro aumento delle ore minime contrattuali, il riconoscimento dei pregressi rapporti di lavoro e l'avvio in conformità delle leggi esistenti del processo di stabilizzazione. Sul tavolo anche la questione dei dipendenti del consorzio di bacino Salerno 2, il superamento del part-time e il pagamento degli stipendi con puntualità. Tante insomma le vicende in cantiere che potrebbero però non scongiurare, come ha dichiarato questa mattina Angelo Rispoli della Fiadel, uno sciopero per la giornata del 21 marzo. Noi abbiamo fatto una serie di incontri in prefettura, questo di oggi è l'epilogo, ma noi già abbiamo avuto un incontro circa un mese fa, dove la proprietà rappresentata dal comune e le aziende, il consorzio di bacino non venne proprio al tavolo delle trattative. E la Salerno Pulita fu presente, ma con una netta posizione di chiusura, con una condizione, per dirla in termini pratici: ci sono lavoratori che non percepiscono lo stipendio da mesi e sono i lavoratori del consorzio di bacino, ci sono i lavoratori interinali che sono i lavoratori precari, nonostante lavorino in questa azienda da anni sono interinali, quindi lavoratori in affitto, che per stranamente però sono affittati sempre con la stessa azienda, sullo stesso cantiere, per lo stesso oro, quindi non sono interinali. È un sistema per aggirare, per creare un gruppo di lavoratori precari. Noi chiediamo che un'azienda, se il privato viene punito per questa cosa, non ci siano sconti per gli altri. Poi il problema anche dell'assorbimento dei lavoratori del consorzio da parte di Salerno Pulita, così come prevede la legge 14 regionale. Certo, allora lei fa bene a richiamare questa cosa, tenendo presente una cosa ancora più ampia: la legge 14 regionale riordina complessivamente il sistema dei rifiuti. C'è il sistema degli ATO, che prevede una nuova realtà che non può avvenire a discapito dei lavoratori. Ma in alcuni comuni le amministrazioni hanno addirittura fatto dei bandi prendendo altre cooperative e non assorbendo invece i lavoratori del consorzio. Sicuramente questa cosa sta avvenendo in piccole realtà. I lavoratori stanno attenti, i lavoratori di Salerno Pulita, i lavoratori del bacino, proprio perché questo non avvenga in queste realtà. Noi non possiamo pensare che un patrimonio umano di capacità tecnica, professionale e anche centinaia di famiglie vengano private del lavoro, del loro lavoro, della loro fonte di reddito, a fronte di un impegno quotidiano. Salerno, se è una città pulita, lo si deve alle centinaia di lavoratori che ogni mattina, spesso senza stipendio, con una condizione di insicurezza occupazionale, ogni mattina lavorano, si impegnano, e stamattina in prefettura non possiamo avere un no alle nostre richieste. Se ci sarà il no, martedì è sciopero generale dei lavoratori del settore sia di Salerno Pulita che Bacino, e faremo vedere le nostre ragioni, che stiamo tra l'altro facendo valere già nelle aule di giustizia, dove Salerno Pulita è stata più volte già condannata.
E questa mattina in prefettura a Salerno anche l'avvertenza che riguarda i lavoratori dell'Agro Nocerino che prestano servizio presso le strutture del gruppo Silba di SPA, Villa Alba di Cava dei Tirreni, Villa Silvia e il centro Montesano di Rocca Piemonte. Una riunione però proficua, in questo caso per la CGIL, che rassicura lavoratori ed utenza. Scongiurato il fallimento per il gruppo Silba, nessun rischio per i lavoratori né per l'utenza. E questo in sintesi l'esito dell'incontro del tavolo che si è svolto questa mattina in prefettura a Salerno con i rappresentanti sindacali e la famiglia di Giura. Sul tavolo tre ipotesi per sbloccare la fibrillazione aziendale che interessa oltre 300 lavoratori che lamentano il mancato pagamento di due mensilità nonostante le rimesse dell'ASL siano regolari dopo l'annuncio del deposito dell'istanza al Tribunale di Napoli per la nomina del liquidatore. Si sta enfatizzando un prodotto che a mio avviso, avendo letto e avendo chiarito anche in sede prefettizia stamattina, la liquidazione non è un discorso fallimentare. Il procedimento di scioglimento liquidazione è nel momento in cui i due gruppi, anche questo si è tentato stamattina e sabato ci sarà un altro incontro a Rocca Piemonte dove saranno convocati le due quote societarie, dopodiché mi auguro, questo è l'auspicio di tutti, è stato stamattina, che si possa raggiungere la quadratura del cerchio, cioè trovare un accordo come gestire queste tre strutture. Per il momento non c'è questo allo stato dell'arte e si parla di liquidazione, scioglimento di società. Su questo bisogna fare chiarezza. La liquidazione non ha niente a che vedere con la situazione fallimentare, per cui mi spiego meglio, nel momento in cui non si raggiunge l'accordo il giudice nominerà un amministratore che, mi ripeto, amministrerà le tre strutture fin quando non troveranno un accordo, se poi alla fine non si troverà l'accordo dovranno vendere e uno dei due comprerà o altri imprenditori, ma per il momento nessun rischio corrono sia i lavoratori e sia l'utenza. E in più il verbale è negativo stamattina perché noi ci confrontiamo con l'amministratore attuale e allo stato dell'arte mancano due stipendi, la rimessa mensile del 90% sulla quota di assegnazione di strutture, un 12esimo, lo sta prendendo, ha iniziato a prendere come ottobre e novembre 490.000 euro la quota dei comuni che dopo la delibera del governatore del maggio 2016, adesso la quota sociale la anticipa l'ASL, per il pregresso è un altro discorso che dovremmo affrontare. Questa è la situazione. Altro che fallimento, e mi dispiace perché qualcuno sta facendo passare delle notizie che non sono veritiere. Siamo tutti preoccupati e ci mancherebbe pure, ma il fatto di chiusura è un fatto che anche stamattina è stato scongiurato, addirittura dei di Giura, non so se è chiaro, ci sarà un verbale dove ci saranno tutte le affermazioni che sto dicendo e sarà pronto nel pomeriggio e seguirà assemblea con i lavoratori. Quanti dove sono i lavoratori interessati da questo? I lavoratori interessati, si parla di tre strutture sulle 320 unità, non so se è chiaro, quindi si stanno già attivando per fare un'assemblea dove partecipare perché c'è una frattura in seno sindacale provinciale. Io mi auguro che questa, come ho fatto venerdì 10, ho invitato il sindaco di Cava a farsi parte causa della storia con il sindaco di Rocca e già il giorno successivo si sono incontrati con le parti datoriali con l'impegno di convocare non la organizzazione sindacale CGIL ma le organizzazioni sindacali, perché in questo momento tutti dobbiamo essere più che responsabili di come stiamo facendo sindacato. Carenza di personale invece al comune di Salerno, continua la protesta della UIL Funzione Pubblica Provinciale, il segretario Gerardo Bracciante attacca a testa bassa l'amministrazione guidata da Enzo Napoli, scelte fatte senza tener conto della realtà, tra qualche mese, continua Bracciante, non si potrà offrire un servizio efficiente ai cittadini. Sentiamo.
non accenna a diminuire la protesta della UIL, funzione pubblica, contro le gravi carenze di personale al Comune di Salerno. È del tutto evidente che le scelte fatte dall'amministrazione non hanno tenuto conto delle gravi carenze funzionali che vivono i settori dell'ente, denuncia il segretario del sindacato Gerardo Bracciante, che spiega il paradosso che l'efficienza della macchina comunale si fa con l'aumento dei quadri dirigenziali quando effettivamente occorrerebbero maggiori figure intermedie, mi porta a dire che ci sono molti generali e poca truppa. Per Bracciante dunque i problemi sorgeranno da qui a qualche mese, quando la macchina operativa dell'amministrazione non potrà offrire ai cittadini un servizio efficiente. Indubbiamente le norme di questi ultimi anni non hanno certo favorito il processo del turnover, prosegue, del personale andato in pensione, pur tuttavia, seppur limitatamente, la legge consentiva di assumere una percentuale di almeno il 25% della spesa sostenuta del personale che andava in quiescenza. Di tutto ciò l'amministrazione non ne ha mai tenuto conto, anzi, quando le organizzazioni sindacali affrontavano la questione le risposte sono sempre state vaghe ed evanescenti. Secondo la UIL, funzione pubblica, quindi se l'amministrazione comunale di Salerno avesse proceduto ad un piano di assunzioni secondo le norme, adesso non parleremo di 150 unità ma di almeno 500. Attualmente sono in servizio attivo circa 1000 unità a fronte di un personale in servizio all'inizio degli anni 2000 di circa 2400 unità, in calza Bracciante. Questa notevole riduzione non consente di offrire servizi ottimali, ma di contro favorisce l'esternalizzazione degli stessi. Pare del tutto evidente che l'amministrazione comunale ha fatto scelte diverse, cioè ha creato le condizioni per arrivare alla privatizzazione dei servizi. Per ultimo, ma non meno importante, l'ente nel mese di dicembre ha approvato con decorrenza al 1 marzo scorso il nuovo assetto delle strutture di vertice dell'ente, non tenendo conto delle considerazioni legittime dei sindacati che hanno evidenziato la necessità di un confronto tenendo conto dei reali bisogni per un funzionamento degli uffici ed offrire ai cittadini un servizio adeguato. Una laurea honoris causa in medicina a Papa Francesco è quanto annunciato oggi da Aurelio Tommasetti, rettore dell'Università degli Studi di Salerno, e De Mario Capunzo, direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Scuola Medica Salernitana, nel corso di un convegno promosso dall'Associazione Medici Cattolici Italiani con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Salerno e dell'OMCEO di Salerno. La Scuola Medica Salernitana, la più antica scuola di medicina al mondo, che oggi rivive nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Salernitano, intende conferire la laurea ad honoris causa al Papa, al Santo Padre, si legge in una nota ufficiale inviata a Papa Francesco e al Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per le sue doti e capacità universalmente riconosciute di medico delle anime e di intimo conoscitore dei bisogni delle persone più deboli, più povere, più bisognose della divina misericordia e dell'umana solidarietà. E ora voltiamo pagina. Tra i colletti bianchi coinvolti in casi di presunta corruzione turbativa d'asta, indagine culminata con 66 arresti, protagonisti di un'organizzazione in grado tra il 2012 e il 2015 di manipolare i vincitori di 18 appalti pubblici per lavori da 20 milioni di euro, figura anche la soprintendente archeologica della Campania Adele Campanelli, già soprintendente a Salerno, oltre a sindaci, docenti e professionisti. Un ingegnere ben introdotto nella Napoli che conta fare da facilitatore, e attorno a lui tanti colletti bianchi, docenti universitari e professionisti inseriti nelle commissioni che aggiudicano gli appalti. È il sistema alla regina scoperchiato dalla DDA di Napoli. 66 arresti, 36 domiciliari e 30 in carcere, 3 misure interdittive. Un'organizzazione, secondo le tesi dei PM, in grado tra il 2012 e il 2015 di manipolare i vincitori di 18 appalti
appalti pubblici per lavori da 20 milioni di euro e che avrebbe avuto in Pasquale Sommese, ex assessore regionale al turismo con Caldoro, la sponda politica in grado di garantire i fondi necessari per le opere in cambio di denaro e sostegno elettorale. Capace di clamorose piroette alla vigilia delle elezioni, Sommese fu decisivo per la vittoria di Caldoro alle regionali del 2010. I voti di Sommese, circa 23.000, fanno pendere l'ago della bilancia verso l'ex ministro di Forza Italia. Diventa assessore al personale fino al 2013, quando aggiunge la ben più corposa delega al turismo. Nel 2015, alla vigilia delle ultime regionali, l'ennesimo colpo di scena. Sommese rompe con i De Mita e passa sotto le bandiere dell'NCD in Campania. Al solito fa il pieno di preferenze, oltre 21.000, ma la coalizione di centrodestra stavolta è sconfitta e deve rassegnarsi a un ruolo di opposizione poco congeniale a chi, dicono maliziosamente gli avversari, è troppo legato alla gestione del potere per restare in un angolo. Indagato da oltre un anno, si è sempre dichiarato estraneo alle vicende contestategli. Tra i colletti bianchi coinvolti in casi di presunta corruzione e turbativa d'asta figura anche il sovrintendente archeologico della Campania Adele Campanelli, già sovrintendente a Salerno, oltre a sindaci, docenti e professionisti. E proprio a proposito della Campanelli è frontale l'attacco di Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia. Adele Campanelli, scrive Cirielli, nominata dal governo Gentiloni a febbraio, ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta su camorre e appalti in Campania. Sarebbe interessante, aggiunge, sapere cosa ne pensano il PD e il ministro Franceschini, che solo qualche settimana fa, all'atto della nomina, parlarono di un'eccellenza italiana. Attendiamo di sapere cosa intenda fare rispetto a questa vicenda. Presenterà un'interrogazione parlamentare per sapere cosa intende fare il governo in merito alla carenza di organico della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Salerno. E quanto annuncia Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, la situazione, spiega, è ormai inaccettabile, tra turnazioni di lavoro massacranti e straordinari non sempre retribuiti. In vista dell'imminente riapertura di altri 3 quadri detentivi, è quanto mai opportuno avere un adeguato numero di personale da impiegare negli uffici e per l'osservazione e la vigilanza dei detenuti. Sarebbe davvero paradossale chiedere agli agenti, già costretti ad operare in condizioni di grave difficoltà, di sobbaccarsi ulteriore lavoro. Mi auguro che il governo non abbandoni le donne e gli uomini in divisa, a cui va la mia solidarietà, conclude Cirielli, assuma un impegno concreto per dar loro innanzitutto dignità professionale e migliorare le condizioni di un lavoro particolarmente delicato. È stata sequestrata ieri mattina dalla Capitaneria di Porto di Salerno la grotta della Scaletta di Capo Palinuro, dove persero la vita, ricorderete, lo scorso anno i sub Mauro Cambardella e Mauro Tancredi, entrambi di Palinuro, e il milanese Silvio Anzola. Il cunicolo scuro e tortuoso, che si estende per 16 metri a circa 45 metri di profondità in località Pontaiacco, è stato sottoposto a sequestro su disposizione del PM Vincenzo Palumbo, che coordina le indagini sulla tragedia di allora. Sequestrata dalla Capitaneria di Porto la grotta della Scaletta di Capo Palinuro, in cui il 19 agosto dello scorso anno trovarono la morte i sub Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, entrambi di Palinuro, e Silvio Anzola di Milano. I sigilli al tortuoso cunicolo, che si estende per 16 metri a circa 50 metri di profondità in località Pontaiacco, sono stati messi su disposizione del pubblico ministero che guida le indagini, Vincenzo Palumbo. Prosegue intanto il certosino lavoro investigativo dei militari del circondario marittimo di Palinuro. Intorno alle 10.30 del mattino del 19 agosto scorso i 3 sub si immersero e dopo un'ora e mezza scattò l'allarme. Difficili e vani i tentativi di soccorso da parte degli speleo sub dei vigili del fuoco, oltre ad altri sub di Palinuro, a causa del cunicolo impervio ed anche per la torbidità dell'acqua. I corpi di Cammardella, Tancredi ed Anzola furono recuperati solo dopo alcuni giorni. I primi ad essere ritrovati furono Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, questi ultimi erano l'uno di fronte all'altro. Tancredi fu recuperato con il boccaglio incastrato in uno spuntone del cunicolo, che oltre ad essere molto stretto è pieno di sporgenze. Cammardella invece fu ritrovato senza pinne e con la bombola di ossigeno tra le gambe. Il corpo di Anzola infine venne scoperto solo alcuni giorni dopo in una zona distante da dove erano stati trovati i suoi compagni.
Verrà demolito martedì quello che il Codacons ha definito l'ecomostro di Petina, un deposito per arnesi a servizio della comunità montana e realizzato dal Parco Nazionale del Cilento nel 2001 nel cuore dei Monti Alburni. All'abbattimento sarà presente anche il presidente del parco, Tommaso Pellegrino, che in queste ore è anche alle prese con qualche problema relativo ai no giunti dal Ministero. Ce ne parla il nostro corrispondente. Un importantissimo risultato perché è un impegno mantenuto, non è stato facile, abbiamo anche qui avviato una, sempre per quella palude burocratica ovviamente, l'Italia è veramente un paese della burocrazia purtroppo, mi rendo conto, però ci siamo riusciti, abbiamo abbattuto anche una volta tanto quella situazione burocratica che ci creava degli ostacoli e il 21 avremo finalmente l'inizio dei lavori per l'abbattimento del cosiddetto ecomostro di Petina che aveva una certa valenza, io ho dato ragione al Codacons, anzi ringrazio il Codacons per avermelo segnalato, è stata una delle prime azioni che ho portato avanti, mi ero impegnato col Codacons ma con i cittadini ma soprattutto con il territorio, perché penso che laddove ci sono delle strutture che non sono completate bisogna fare una doppia valutazione, nel caso quelle strutture possano servire e non creano un impatto ambientale particolarmente diciamo duro e drammatico andando a deturpare quello che è il pregio di un'area protetta, allora in quel caso è giusto anche completarla e cercare di farla funzionare. In altri casi dove c'è un problema di opportunità proprio per il contesto nel quale si trovano, sono anche praticamente inutili, magari il motivo per il quale sono nati un po' di anni fa allora aveva un senso perché c'era magari un significato ben preciso e una funzione ben precisa, oggi è venuto meno quel senso e quella funzione, ritengo è un'opera incompiuta, si può ridare, restituire spazio ad un'area protetta, al territorio, noi ci preoccupiamo sempre di occupare gli spazi, una volta tanto liberiamo un po' di spazi sul nostro territorio e quindi finalmente libereremo anche nel Parco Nazionale del Cilento Valle degli Alburni, in un luogo bellissimo, perché quello è un luogo bellissimo del nostro territorio, gli Alburni sono particolarmente chiaramente di pregio, soprattutto tutta la parte montana è veramente molto molto bella, e libereremo un po' di spazio e quindi procederemo con il primo abbattimento, per me è un motivo di grande soddisfazione, non lo confesso perché da ambientalista convinto quale sono e non sono un integralista dell'ambientalismo, ma ritengo che laddove vanno date dei segnali, anche perché questo è un segnale importante che noi vogliamo dare, un segnale che noi ascoltiamo tutti quando ci sono delle posizioni di buon senso, un segnale che noi lottiamo contro quel colosso burocratico e un segnale che noi realmente oggi ci sta a cuore il territorio in tutti i suoi aspetti, anche in quelli paesaggistici, quindi ripristinare e ridare spazio al parco, io penso che è un'azione lodevole, ma soprattutto diamo un forte segnale anche al nostro territorio. Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni. Luigi Petrone, il vulcanico francescano del convento di San Francesco e Sant'Antonio, meglio noto come Fra Gigino, presto potrebbe lasciare la Valle Metelliana. La notizia del possibile addio che ha chiesto di essere trasferito a Roma ha fatto scattare la mobilitazione dei suoi numerosi seguaci che intendono in tutti i modi fargli cambiare idea e trattenerlo ancora a Cava dei Tirreni. Sentiamo. Le voci che da tempo si rincorrevano in città negli ultimi giorni hanno trovato la conferma ufficiale. Fra Luigi Petrone, il vulcanico francescano del convento di San Francesco e Sant'Antonio, presto potrebbe lasciare la Valle Metelliana. Infatti, negli ultimi giorni sembrerebbe aver avuto una brusca accelerata l'iter per il trasferimento a Roma di Fra Gigino. Una richiesta, quella di continuare la sua missione francescana nella capitale, più precisamente nella Basilica di Sant'Antonio al Laterano, avanzata proprio dallo stesso padre Luigi Petrone nei mesi scorsi e che sarebbe già stata accettata dalla curia dell'ordine dei frati minori. Per questo motivo la notizia del possibile addio di Fra Gigino ha fatto scattare la mobilitazione dei suoi numerosi seguaci che intendono in tutti i modi fargli cambiare idea e trattenerlo a Cava. In prima linea in questa battaglia si è schierata l'arciconfraternita della Santissima Concezione, retta dal priore Carmelo Bisogno, che ha convocato un'assemblea straordinaria, aperta non soltanto ai membri della confraternita, che ha sede proprio nel convento francescano, ma a tutti coloro che per anni hanno seguito padre Luigi. A molti di noi questa scelta non sta bene, non può partire colui che ha portato il nome di Cava dei Tirreni in tutta Italia, si legge in un messaggio a firma del priore che in queste ore sta circolando sui telefoni cellulari e sulle pagine social di numerosi cavesi e non. E proprio Fra Gigino nel tardo pomeriggio di ieri ha scritto un post sul suo profilo Facebook annunciando la
sua presenza all'assemblea di domani, che già si prevede particolarmente infuocata, in quanto il francescano ha fatto sapere che farà un intervento al Vetriolo. Ci sarò ed esprimerò la mia idea e il mio pensiero, poiché mi è stato chiesto di fare chiarezza su tutto e sulla mia scelta di fare esperienza a Roma e andare via da qui. Farò nomi di truffatori, lettere, eccetera, eccetera, scrive in sostanza Fra Luigi, perché credo sia venuto il momento, così come credo che anche i frati faranno chiarezza per evitare tanti dispiaceri. Secondo indiscrezioni che trapelano dal convento di Piazza San Francesco, la scelta di padre Luigi Petrone di lasciare Cava per approdare a Roma non sarebbe legata in alcun modo alle ultime vicende che l'hanno visto protagonista di un duro scontro con l'amministrazione comunale, ma sarebbero riconducibili ad una serie di contrasti che si sarebbero venuti a creare con i vertici della provincia religiosa salernitana-lucana dei frati minori, i quali non approverebbero alcune scelte del francescano e che, sempre secondo indiscrezioni, intenderebbero limitare i suoi poteri decisionali e gestionali all'interno della comunità francescana cavese, già attualmente retta dal padre guardiano Fra Pietro Isacco. Bene, continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, guarderemo le prime immagini degli stand della festa del cioccolato sul lungomare di Salerno, ma diamo prima spazio alla regia per la pubblicità. A tra poco. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, un itinerario del cioccolato che attraversa l'asse dolciario d'Italia, Chocolate Days, che ha inaugurato questa mattina sul lungomare di Salerno la terza edizione della festa del cioccolato organizzata dalla CLAI di Salerno. Tante golosità, ma soprattutto stamani curiosità da parte degli studenti che hanno assistito alla produzione in diretta del cioccolato. Sentiamo. Tante le novità proposte dai maestri cioccolatieri, dal cioccolato fondente a quello classico nelle forme più fantasiose e stravaganti per conquistare vista e palato di tutti i golosi. Varie sfumature e diverse lavorazioni del cioccolato, caratterizzate dalle regioni di provenienza. È una vera e propria carrellata di oro nero, quella accolta sul lungomare Trieste di Salerno, che ha ufficialmente inaugurato la terza edizione di Chocolate Days, la festa del cioccolato artigianale, organizzata dalla CLAI in collaborazione con Tanagro Legnidee, patrocinata dal Comune di Salerno e dalla Camera di Commercio. Una tappa in programma fino a domenica 19 marzo, all'insegna del gusto, dedicata agli appassionati del cioccolato di tutte le età, che potranno partecipare alle tante iniziative in programma. Una passerella di bontà che raccoglie le migliori espressioni del cioccolato artigianale made in Italy. Stamattina abbiamo incominciato con i bambini, cosa giusta, e ripeteremo l'esperienza con i bambini delle scuole primarie per tutta la settimana. Chiaramente nel pomeriggio la fabbrica sarà ancora aperta fino a stasera tardi e produrrà e quindi farà vedere le tecniche di produzione del cioccolato per tutta la giornata, fino a domenica. Profumo di cioccolato, ma soprattutto si assapora il vero cioccolato artigianale qui sul lungomare, che per 4 giorni fino a domenica si trasforma in un vero e proprio salone del gusto. Sì, è tutto artigiano, è tutto fatto con grande attenzione al prodotto, alla provenienza del cioccolato e alla manualità. Tante novità, ci sono degli abbinamenti preziosi per i buon gustai. Sì, cioè cerchiamo di fare 2 abbinamenti abbastanza non semplici. Uno è il discorso del vino con il cioccolato. Ed è un discorso veramente non semplice. Abbiamo come partner la cantina Apicella di Tramonti, che porta 2 prodotti della sua altissima gamma in abbinamento col cioccolato di Modica. Poi avremo l'abbinamento sigari italiani e sigari caraibici, sempre col cioccolato, e poi avremo una parentesi sull'estetica, il valore del cioccolato come fatto estetico. Diversi momenti e gli eventi culturali che accompagnano il programma della festa, a partire dalla Cioco Fabbrica, la fabbrica del cioccolato con il cioccolatiere perugino Fausto Ercolani, l'unica fabbrica itinerante del cioccolato che produrrà in diretta un gustoso cioccolato. Una tappa imperdibile per grandi e piccini, subito ben accolta questa mattina dagli studenti salernitani che hanno assistito numerosi all'intera filiera produttiva del cioccolato, dalla fava alla creazione della tavoletta. Sono veramente molto curiosi di sapere come avviene la lavorazione del cioccolato e quindi si sono adoperati, hanno preso appunti, hanno risposto alle domande, hanno degustato il cioccolato, si sono divertiti e hanno...
per quasi tutte le persone, perché molte persone non sanno come nasce veramente il cacao. Lo sapevano come si arrivava invece alla tavoletta di cioccolato? No, non lo sapevano, per loro la tavoletta era lì finita sullo scaffale da prendere e da mangiare. In realtà qui hanno visto che nasce da un frutto e praticamente diventa una spremuta di un frutto in tavoletta. Quindi hanno capito l'importanza del cioccolato artigianale da quello industriale. Cosa hanno detto quando hanno visto la fava, immagino per la prima volta? Sì, si sono meravigliati, però si sono stupiti che quel prodotto poteva essere mangiato anche se toccandolo al tatto era duro. Mangiandolo hanno sentito che era un gusto morbido, profumato e sapeva di cacao, di cioccolato. Ecco, un momento di conoscenza per gli alunni delle scuole, ma sarà così anche per gli adulti, per quanti durante questi giorni saranno qui alla festa del cioccolato? Assolutamente sì, la fabbrica è aperta dalla mattina alle 10 fino alla sera a mezzanotte, sempre senza non stop, quindi chiunque verrà a qualsiasi ora vedrà tutte le fasi della lavorazione. La fase completa della lavorazione dura 3 ore, facendola sempre di continuo avremo tutte le macchine accese, quindi continuamente possiamo aggiornare le persone su quello che stiamo facendo e quali sono i passaggi che andiamo a fare. Bene, ed ora invece è il momento di voltare pagina, di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove questa sera è in programma il film Amori e Inganni, 3 gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni www.cineteatrosandemetrio.it 089 22 04 89. Si terrà dal 16 al 19 marzo sul lungomare di Salerno la festa del cioccolato Chocolate Days, organizzata dalla CLAI di Salerno. Il miglior cioccolato artigianale e cioccofabbrica, dalla fava di cacao alla creazione del cioccolato, la preparazione delle torte di cioccolato anche per celiaci e vegani, il percorso nutrizionale del cioccolato per studenti ed adulti, cioccoterapia per il viso ed artisti di strada con tanta animazione. Chocolate Days a Salerno dal 16 al 19 marzo. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di calcio, in modo particolare di Salernitana, subito dopo la pubblicità, ma intanto guardiamo insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. Ci sono buone notizie in casa salernitana, si svuota l'infermeria Granata. Bollini recupera Ronaldo e pensa di rilanciare Ogier a centrocampo. Per il resto si viaggia verso la conferma di Modulo e Uomini, che hanno sconfitto il Brescia contro l'Entella. Lunedì prossimo sarà ancora tridente, sentiamo.
Ronaldo ce la fa e sarà della partita. Auger si candida ad un posto da titolare. Rosina pare favorito su Improta per il ruolo di esterno offensivo alto del tridente. Lunedì sera a Chiavari contro l'Entella la Salernitana giocherà con il 4-3-3, lo stesso modulo andato in scena negli ultimi tempi che ha portato in dote 4 punti nelle ultime due gare. Ieri sera alla Rechi sotto i riflettori le prime prove di formazione da parte di Bollini. Il tecnico pare voglia confermare per 10 undicesimi la squadra che ha battuto il Brescia sabato scorso alla Rechi. Bollini ha tirato un sospiro di sollievo a centrocampo per le condizioni di Ronaldo che sono in netto miglioramento. Il brasiliano ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo aver saltato la seduta di lavoro di martedì scorso per un affaticamento muscolare. Il regista è stato piazzato dal tecnico in mezzo al campo come playmaker davanti alla difesa nella partitella a ranghi misti sostenuta dal gruppo sul finire della seduta di lavoro. Ai suoi lati Minala nel ruolo di mezzo destro ed il rientrante Auger dalla parte opposta. Il ganese ha scontato il turno di stop a seguito dell'espulsione patita a Benevento e si candida per un posto in prima fila. In tal caso l'escluso eccellente sarebbe Antonio Zito in prima battuta e Della Rocca subito dopo. Tutto naturalmente dipende dalle condizioni di Ronaldo. Considerando che la Salernitana giocherà di lunedì, tuttavia i tempi per un completo recupero del sudamericano sembrano tali da garantire la sua presenza in campo a Chiavari. In difesa e in attacco invece si viaggia verso la conferma ma in blocco dei reparti. Partiamo dal fronte offensivo. Anche ieri Bollini ha schierato Rosina e Sprocati ai lati di Massimo Coda. Nonostante il tecnico abbia nuovamente a disposizione Improta, le indicazioni di questi primi giorni spingono verso la conferma del capitano nell'undici titolare, ancora una volta partendo dalla destra a piede invertito. In tal caso Alfredo Donnarumma partirebbe nuovamente dalla panchina per entrare eventualmente a partita in corso. I giochi sembrano fatti ancora di più in difesa. Davanti a Gomis è stato provato nuovamente il pacchetto arretrato degli ultimi tempi. Perico e Vitale sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, con Tui e Bernardini al centro. Con il rientro di quest'ultimo, Bollini ha ritrovato un autentico perno della difesa, tornando a schierare il pacchetto con 4 elementi. Lo stesso farà anche a Chiavari. E Salernitana Entella è anche un confronto tra due modi diversi di fare calcio. Il club ligure ha investito e tanto sul settore giovanile. La cessione di Keita a gennaio per quasi 2 milioni di euro è solo la ciliegina sulla torta. Breda ha fatto esordire ben 7 elementi della primavera. In B, Entella non è l'unica che punta sui giovani. La Salernitana, manco a dirlo, fanalino di coda. La nuova riforma sulla mutualità, nuove regole, l'obbligo delle infrastrutture e l'attenzione per il settore giovanile. Una vera e propria rivoluzione in cantiere, in programma per l'immediato futuro che coinvolge soprattutto i club cadetti. Anche per questo la Salernitana dovrà fare in fretta e farsi trovare pronta. Non sarà certo un caso che recentemente il club granata abbia ripensato all'ipotesi Salernello, progetto avviato dall'allora presidente Anello Aliberti. Non solo, quello che salta agli occhi, e purtroppo non è certo un bel vedere, è il discorso sul settore giovanile. In casa granata mai valorizzato a dovere, anzi, le formazioni baby sono tutte o quasi nei bassi fondi delle rispettive graduatorie. Quello che è sempre stato il sogno del copatron Marco Mezzaroma di vedere un prodotto del settore giovanile esordire in prima squadra è rimasto chiuso, blindato nel cassetto. I numeri sono impietosi, soprattutto se paragonati a buona parte dei club di B, per non parlare del prossimo avversario che la Salernitana si troverà di fronte lunedì sera a Chiavari, l'Entella di Roberto Breda. Il club ligure da tempo sta puntando e tanto sulla linea verde. Basti pensare che la formazione primavera, e non soltanto quella, è ai vertici del torneo di appartenenza. Del resto, il responsabile del settore giovanile, Manuel Montali, è in giro su e giù per l'Italia, e non solo, a caccia di talenti. C'è di più, c'è il discorso relativo agli enfant prodige che hanno esordito in prima squadra. L'Entella guida la speciale classifica dei club di serie cadetta avendo proiettato nel campionato di B ben 7 elementi del suo vivaio. Per non parlare dell'operazione Keita, passato a gennaio al Birmingham in seconda divisione inglese per una cifra di quasi 2 milioni di euro che sono finiti puliti nelle casse del presidente Gozzi. Baraie e un under come Filippini, preso a gennaio, aggregati in pianta stabile in prima
prima squadra. Dalla primavera invece sono arrivati agli ordini di Breta il portoghese Dani Mota, Manuel Di Paola, il figlio d'arte Niccolò Zaniolo, il papà Igor è stato attaccante della Salernitana proprio di Aliberti, e Jan Avlena della Repubblica Ceca. Lo scorso anno invece toccò a Francesco Puntoriere, Fausto Coppola e Otin Hector, ma in B c'è comunque una certa attenzione sui giovani. Il Benevento ad esempio quest'anno ha fatto esordire il giovane Brignola, il Cesena sta lanciando il giovanissimo terzino Carmine Setola, a Cittadella sono due i prodotti del settore giovanile già agli ordini di Venturato, Varnier con 9 presenze e Maniero con 3 gettoni, il Frosinone di Marino con il giovane Volpe, a Latina il baby Criscuolo, nel Novara spiccano e risaltano le 12 presenze di Lukanovic, mentre a Perugia Bucchi ha lanciato ben 3 elementi in prima squadra, Di Nolfo con 2 presenze, Traoré altrettante e Garofalo pure 2 gettoni. Non da meno il Pisa di Gattuso con i 2 gettoni per Birindelli e l'esordio di Favale, fino ad arrivare al Vicenza che ha lanciato definitivamente il giovane Bianchi, 8 presenze per lui, e Dani con 1 gettone. Si chiude alla grande con lo Spezia che ha definitivamente consacrato il giovanissimo maggiore con qualcosa come 17 presenze in campionato, e la Salernitana ancora nessuno. Il sogno di mezza Roma resta ancora nel cassetto. E continueremo a parlare di sport, ma è ancora il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità. A tra poco. E ci occupiamo ora di basket. Urge una scossa in casa Givova Scafati, e reduce da 3 sconfitte di fila ed è stata riacciuffata da Agropoli all'ultimo posto in classifica, e domenica prossima dovrà vedersela al Palamangano contro l'Eurobasket Roma nella 25esima giornata del campionato di A2. Una partita sulla carta alla portata del quintetto di coach Perdichizzi, un match da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nel discorso salvezza. Le due squadre sono divise in classifica da 10 punti, la formazione capitolina occupa comunque le zone basse della graduatoria con 22 punti. Scafati invece viaggia a braccetto con Agropoli nel recitare il ruolo di Cenerentola del torneo a quota 12. Nella gara di andata l'Eurobasket si impose dinanzi al proprio pubblico con il punteggio di 73-65. E torna invece a giocare davanti al pubblico amico anche la IOMI Salerno, che nell'ottava giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile giocherà sabato sera con fischio d'inizio alle 18:30 contro Brescia. La IOMI, capolista imbattuta del campionato con 20 vittorie su altrettanti incontri disputati, dovrà vedersela contro una matricola terribile. In piena corsa per l'accesso alla fase finale di Coppa Italia e a soli 6 punti da quel quarto posto che darebbe l'accesso alla semifinale scudetto, il Brescia, guidato da mister Laera, sta disputando un torneo al di sopra delle aspettative. Partite per centrare la permanenza, difatti le leonesse bresciane si sono ritrovate nella parte sinistra della graduatoria e in virtù di un calendario non proibitivo possono ancora aspirare a piazzarsi a ridosso delle due battistrada Salerno e Conversano. Dunque impegno severo per le salernitane, giusto prologo della super sfida in programma tra due settimane a Conversano. Bene, con quest'ultima notizia dedicata alla pallamano femminile si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono altri aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.